Buongiorno a tutti e benvenuti alla Bianco Auto. Oggi vi voglio presentare Audi A3 Sportback 2150 cavalli nell'allestimento Sport col pacchetto S-Line e cambio S-Tronic. Benissimo, saliamo in macchina e proviamo per voi le sensazioni di guida di questa vettura. Ed eccoci qua alla guida della nostra fantastica Audi A3. Siamo a Santa Margherita di Costigliole, mettiamo la freccia, ci mettiamo in strada e proviamo questa vettura fantastica. Allora, come vi dicevo prima, 2000 turbo diesel, 150 cavalli, cambio S-Tronic. Cambio S-Tronic che è già entrato in azione alla grande. Questo qua sul modello restyling da 6 marce è stato passato a 7 marce. Quindi abbiamo le marce che sono un po' più scalate, i rapporti che sono un po' più giusti, e qui è veramente hanno fatto un altro lavoro, non di fino, di più. Io, se voglio, posso tranquillamente spostare la mia leva delle marce sulla destra, la porto in manuale e decido io in che marcia voglio guidare la macchina. Adesso siamo in quarta, quinta, riscaliamo in quarta, se no la riporto in drive e la vettura fa tutto in automatico, come le altre, come tutti i cambi DSG o S-Tronic, o anche la funzione Sport, che la vado a inserire adesso, funzione Sport che permette alla vettura di aumentare, cioè andando in progressione di marcia, invece di cambiare a 1500-1600 giri, cambia 3000 giri, e questo vale anche in scalata, ovviamente. La riporto in drive, che è nella modalità che consuma di meno, più tranquilla, confortevole. Questa vettura è una Sport col pacchetto S-Line, quindi abbiamo le ruote da 18 in dotazione, assetto sportivo, e la tenuta di strada è impeccabile. Ricordiamoci anche che qui abbiamo a disposizione 150 cavalli, 320 Nm di coppia già a 1500 giri, quindi come tutti i diesel hanno una coppia bassi, a regimi molto bassi, la macchina è subito pronta. Questo motore qua è veramente di un'elasticità pazzesca, secondo me nella sua categoria io personalmente penso che sia il migliore a livello di prestazioni e consumo, perché è una macchina che andando normale fa tranquillamente i 18-19 con litro di gasolio senza problemi. Poi è chiaro che se spingiamo un po' sull'acceleratore il consumo si abbassa, per forza di cose si abbassa, nel senso che aumenta, consuma un po' di più la macchina. Ecco, adesso stiamo entrando nel paese di Costigliole. Come potete sentire, la vettura è fluida, tranquilla, però al momento che avrò bisogno di potenza si farà sentire. Ecco qua, come potete vedere, se do gas alla vettura risponde come una sportiva di razza, perché questa vettura è una sportiva di razza. Turbo diesel, non è un turbo benzina, ma una sportiva di razza. Poi, soprattutto con questo allestimento S-Line, ha un assetto che è veramente la fine del mondo. Cambio automatico che dire, in pochi millisecondi inserisce le marce, è una cosa pazzesca. Adesso lo mettiamo di nuovo in modalità manuale, così
posso tirare giù due marce, entrare bene in questa curva e poi lo riporto in drive e la macchina va tranquilla. Cioè, voglio entrare bene in questa curva, tiro giù una marcia e tiro giù un'altra se voglio guidare un po' con uno stile sportivo. Cioè, ovviamente la macchina fa tutto da sola, non è che va male, anzi va benissimo, però dipende un po' dallo stile che volete avere. Eccola qua. Questo motore ha veramente una fluidità, un'elasticità pazzesca. È lo stesso motore che viene montato su Audi Q3, Audi A4, Audi A6, Touran, motore che veramente è utilizzato tantissimo dal gruppo Audi Volkswagen. Su quest'Audi A3 c'è un rapporto peso-potenza che devo dire centratissimo, perché abbiamo una vettura che pesa 1300 kg, 150 cavalli e 320 Nm di coppia già a 1500 giri. Quindi cosa vuol dire? Potenza giusta, consumo giusto, quindi una soddisfazione di guida elevata. Adesso vediamo qua, sorpassiamo, vedete come è pronto. Poi hanno fatto questa miglioria che dal cambio DSG o S-Tronic a 6 marce l'hanno portata a 7, quindi abbiamo una settima marcia che ci permette di avere dei giri leggermente più bassi quando andiamo in autostrada, quindi abbassiamo i consumi, e a sua volta abbiamo sulle marce corte le marce un po' scalate, che abbiamo la macchina, vettura un po' più pronta secondo me. Vedete qui è tempo di vendemmia, meno male, quest'anno dicono che c'è una vendemmia fantastica e io sono contento, perché se vanno bene le aziende agricole e i contadini, andiamo bene tutti. Eccoci qua in questi bei curvoni larghi, mettiamo la nostra vettura nuovamente in drive, pigiamo sull'acceleratore e sentiamo come si comporta. È uno spettacolo, uno spettacolo. Questo motore qua è uno spettacolo. E come dicevo prima, con questo assetto sportivo è veramente incollato al terreno, eh? Si ha una guidabilità questa macchina che è fantastica. Ecco, tiro giù due marce, entro in curva, apro, do gas, cambio la marcia. Qui hanno fatto un lavoro pazzesco. Motore 2000 turbo diesel testata a 16 valvole, 150 cavalli, consumi che sono come un 1600 turbo diesel, però quando abbiamo bisogno di erogare potenza ce l'abbiamo. Secondo me sul telaio Audi A3 questa qua è la motorizzazione più giusta, nel senso che ha un buon rapporto peso potenza, non costa molto a mantenerla come costi fissi di bollo, assicurazione, impianto frenante adeguato per la potenza e il peso della vettura, non va mai in surriscaldamento, a meno che non vogliamo, ci mettiamo a fare delle guide realistiche, ma guidando normale non va mai in surriscaldamento, sicura. Abbiamo qui il nostro cruscotto virtual cockpit col nostro navigatore dentro, che fa veramente il diavolo a 4. Possiamo avere qualsiasi informazione di guida, di navigazione, telefonia, radio, media interface, tutto sul cruscotto, quindi tutto che lo andiamo a comandare con due dita, con un click, come che si diceva, tutto a portata di un click. Ecco qua la stessa cosa. Ecco, siamo arrivati alla Motta adesso, dove c'è la nostra sede, tra l'altro
ci mettiamo sulla strada statale che va verso Asti e proviamo l'Audi A3 su una strada più diritta, le curve le abbiamo già fatte. Ecco, da notare i dettagli di questa vettura degli interni, che sono veramente di altissimo livello. Cioè, con una vettura con un assetto sportivo come questa, ruote da 18, in ogni caso prendendo un avvallamento, un passaggio a livello, un buco, nell'abitacolo non sentiamo assolutamente niente, perché ha un'insonorizzazione di altissimo livello. Eccoci qua sulla statale, acceleriamo e il cambio fa il suo lavoro. Sentite, sentite come entrano le marce. Cioè, io questo cambio qua lo adoro, è veramente una cosa pazzesca. Adesso rallentiamo un po', no, andiamo fuori limite. La macchina è già in settima marcia, quindi sul cruscotto abbiamo D7, che vuol dire innestiamo la marcia in drive e siamo in settima. Quando parlavo prima dei consumi, adesso ne facciamo un pezzo di consumo, guardiamo, noi siamo in settima a 80 all'ora, perché qua non ci può permettere di andare di più. Adesso la vettura ha scalato in sesta perché non la tiene la settima marcia, e il motore a 1200 giri, quindi spiegatemi voi come fa a consumare, è impossibile, questo motore consumi tanto. Volendo la mettiamo in S, come potete vedere il motore da 1200 passa a 1600 giri, perché il cambio va a lavorare in un range più alto di giri per avere la vettura più pronta in caso di accelerazione. Sorpassiamo questa pandina, pingiamo sull'acceleratore, la macchina ovviamente adesso in S è subito più pronta perché è più alta di giri. Sorpassiamo questa puntina, abbiamo di nuovo la nostra strada libera, riporto la leva in drive. Ecco, per un uso normale così, cioè, è di una comodità questa macchina che è unica, anche perché internamente ha degli spazi che secondo me sono giusti come misure. Anche esternamente non avete una macchina troppo voluminosa, e quindi quando dovete parcheggiare, garage, sistemare la macchina, non avete tanto ingombro, però internamente è veramente comoda. Poi con questi sedili sportivi è una cosa pazzesca. Rotondone, adesso andiamo a fare un pezzo di quattro corsie, così la lanciamo un po'. Climatizzatore automatico bizona, sedili riscaldati, tra l'altro questa qua addirittura il sedile elettrico alla guida, con tutta la regolazione elettrica, regolazione lombare, avanti, indietro, schienale, alto e basso, tutto elettrico. Questa macchina è dotata di Audi Lane Assist, telecamera che legge la corsia, irrigidisce il volante e la macchina va dritta. In caso che ci addormentiamo, il volante inizia a vibrare e in teoria dovremmo svegliarci. Cruise control attivo, mantiene la distanza dalla vettura davanti, quindi noi mettiamo la macchina a 80 all'ora e a 20 metri e la macchina rimarrà a 80 all'ora e a 20 metri dalla macchina che abbiamo davanti, per mantenere la distanza di sicurezza, e questo è molto utile. Ecco che ci mettiamo ora nella quattro corsie, diamo gas, siamo sempre in drive, motore che spinge al massimo, 4500 giri. Vedete che è cambiata. Siamo ancora in quinta, ne vedremo ancora davanti. Adesso molliamo. Il motore è veramente di un'elasticità pazzesca. Adesso vado ad inserire il mio cruise control attivo. Io ho le vetture davanti. Quando arriverò
a 20 metri o 30 metri, 50 metri, secondo come lo regolo, dalla vettura davanti, la macchina rallenta da sola. Eccola qua che rallenta e mantiene la distanza. Se voi calcolate che con questo dispositivo volete andare fino a Milano, non mettete mai il piede sul freno, fa tutto da sola. Adesso se la macchina che ho davanti aumenta di velocità, anche la mia Audi aumenterà di velocità. Veramente un dispositivo, secondo me, non utile di più per il comfort e soprattutto per la sicurezza. Poi lo vado a spegnere, la macchina rallenta e adesso da di nuovo gasio, sorpassiamo questa vettura, motore sempre pronto. Ed eccoci qua, come promesso, al Briccolù, alla seconda panchina gigante, perché a Costigliolo dovete sapere che noi abbiamo due panchine giganti, una è di fianco a Cascina Caslette e una è qua a Briccolù. Big bench arancione, bellissima, e noi siamo qua con la nostra meravigliosa Audi A3 Sportback, 2150 cavalli Sport, col pacchetto S-Line e cambio S-Tronic. Vettura del dicembre 2017 con 25.600 km. Questa vettura è full optional, proprio penso che più di così non si possa mettere. Ruote da 18 di serie sul pacchetto S-Line, fari full LED, questa è bianco metallizzato, vetri scuri posteriori, sensori parcheggio anteriori e posteriori, più retrocamera, cruise control attivo, Audi Lane Assist, volante multifunzione, il virtual cockpit, che è il navigatore, quello che si vede anche nel cruscotto, navigatore MMI Plus, clima automatico bizona, sedili riscaldati, sedili sportivi rivestiti di pelle alcantara, barre cromate, impianto non Audi Sound System, Audi Sound System più il Bang & Olufsen, quindi il massimo dell'impianto audio che si può avere su un Audi. Questa è la vettura che oggi abbiamo provato per voi, siamo venuti fino qua a Briccolù a farvi vedere questa meraviglia e vi faccio vedere quest'altra meraviglia che è Audi A3, che la trovate da noi a Motta di Costigliole d'Asti, telefono 0141 96 92 14, sito internet biancoauto.it. Venite a vedere questa vettura, ne abbiamo anche tante altre, ve la faremo vedere, provare e toccare con mano. Vi aspetto, amici, ciao a tutti!